Ciao e benvenuto su Sport Science. Io sono Luca Russo e durante questa lezione parleremo di kinesiologia e anatomia funzionale del ginocchio. Welcome to sportscience.com, sponsored by ATS. Cercheremo di parlare di questo argomento in una modalità leggermente diversa da quella che si trova solitamente, che si trova sui libri o classicamente rispetto alla modalità con la quale si approccia questo argomento. Non certo perché insomma, ci piace essere inevitabilmente alternativi, no, assolutamente per questo, ma semplicemente perché a concetti legati all'anatomia specifica del ginocchio sono estremamente presenti, semplici da trovare e ben chiari. Lo scopo di questa lezione sarà più che altro cercare di spostare l'attenzione verso i movimenti che fa il ginocchio, perché questi movimenti si trovano all'interno di un determinato tipo di contesto, all'interno di un determinato tipo di panorama motorio, possiamo dire, e soprattutto all'interno di un determinato tipo di panorama di funzionamento. Perché avvengono determinati movimenti e quali sono i veri movimenti del ginocchio e come questi movimenti possono, in un modo o nell'altro, creare delle ulteriori tensioni che devono essere inevitabilmente gestite da parte dell'essere umano. Quindi, quali sono i movimenti che generano più o meno tensione sulle strutture del ginocchio, più o meno stress, più che tensione sulle strutture del ginocchio? E perché questi movimenti avvengono in una determinata maniera? Questo è lo scopo di questa lezione. Ovvio che tutto quello che in un modo o nell'altro racconto e spiego in questa lezione può essere approfondito dal punto di vista anatomico sui testi di anatomia che parlano del ginocchio e quindi può essere integrato e come dire, approfondito sotto questo punto di vista. Perciò, se magari alcuni aspetti che tratto, non sono freschi nella vostra memoria, il mio invito, il mio caldo invito è quello di andare a ripassare questi concetti, perché ovviamente non si può parlare di movimento e di gestione del movimento se non si ha ben chiara l'idea di che tipologia di struttura si sta muovendo e quale tipologia di struttura si va a portare in tensione o si può mettere in difficoltà. Posto questo, quindi, tratteremo la posizione del ginocchio, quindi cioè come è posizionato e dove è posizionato all'interno del contesto corpo umano, quali sono le caratteristiche che ha questo ginocchio, quindi la posizione che occupa all'interno del corpo, che tipologia di caratteristiche ha e perché occupando quel tipo di posizione può fare determinate tipologie di movimenti e quali movimenti sono influenzati da quali caratteristiche. Quindi questo sarà un po' il focus della prima parte. Parleremo poi dei movimenti del ginocchio, quindi di quali sono i movimenti reali che possono essere svolti e come la posizione del ginocchio può influenzare in un modo o nell'altro gli stress sulle strutture del ginocchio e poi parleremo di rapporti con quelli che sono gli altri segmenti corporei, quindi cercheremo di comprendere se il ginocchio si muove in una modalità totalmente a sé stante o se viceversa ha delle forti influenze da parte di altre strutture limitrofe o anche un pochino più lontane. Per cui andiamo avanti. Prima caratteristica in assoluto da tenere in considerazione è fondamentalmente la posizione del ginocchio. Come possiamo vedere nell'immagine, la posizione del ginocchio è caratteristica nel corpo umano, perché il ginocchio è un'articolazione che fondamentalmente, come vedremo anche più avanti in maggior dettaglio, è un'articolazione che fondamentalmente ha, dicevo, un solo grado di libertà, cioè fa il movimento di estensione della gamba sulla coscia e di flessione della gamba sulla coscia. Questo è il ruolo dell'articolazione del ginocchio. Non fa altro. Dobbiamo immaginare il ginocchio come una sorta di cardine. Quindi immaginiamo una porta, quindi comunque un oggetto che ruota intorno a degli assi e dei perni fissi, questo è quello che fa il ginocchio. Quindi il ginocchio consente la rotazione in quella che viene chiamata flessione
o in estensione della gamba sulla coscia, punto. Non può fare altro. Ci sono dei piccoli, da un punto di vista attivo sto parlando, ci sono dei piccoli movimenti che può fare in termini di rotazione interna ed esterna, che avvengono al ginocchio flesso, ma e ginocchio flesso e fuori carico, quindi come se fossimo, diciamo, seduti su un tavolo con le gambe a penzoloni, e poi dopodiché questi movimenti possono avvenire, ma possono avvenire prevalentemente in forma passiva, anche perché i muscoli che gestiscono questi movimenti non riusciamo ad attivarli in maniera totalmente corretta senza far intervenire, ad esempio, la muscolatura estrinseca del piede e via discorrendo. Quindi questi movimenti di rotazione interna ed esterna del ginocchio che avvengono con il ginocchio flesso, diciamo che per un momento li possiamo pure accantonarli, metterli da parte. Non sono dei movimenti puri da un punto di vista attivo che possiamo svolgere con estremo controllo, sebbene un minimo di movimento libertà di movimento, di gradi di movimento comunque sono presenti. This is SportsScience.com, sponsored by ATS.